Quad è sicuramente il termine che in latino può assumere significati diversi a seconda che sia usato con funzione di pronome o di aggettivo o di congiunzione. Partiamo dalla funzione fondamentale di quad, che è quella di pronome relativo. A Cutilianum negotium, scrive Cicerone ad Attico, quad mi mandaveras, confeci. Ho concluso, confeci, l'affare di Acutilio. A Cutilianum negotium, quad mi mandaveras, che mi avevi affidato. Qui il quad ha valore di pronome relativo. Lo riconosciamo in quanto è preceduto da un referente neutro singolare nella reggente, che è negotium, affare. Tuttavia, l'antecedente nella principale può essere omesso, può mancare, come in questo passo tratto sempre dalle lettere di Cicerone ad Attico. Quod ad me de ermatena scribis, mi per gratum est. Ciò che mi scrivi, quod ad me scribis de ermatena, riguardo all'ermatena, cioè a una statua di Atena a forma di erma che doveva decorare la villa di Tuscolo, mi è estremamente gradito, suscita in me enorme piacere, mi per gratum est. Nella frase che regge il quod, mi per gratum est, manca un pronome determinativo o dimostrativo neutro come id, illud, hoc, che funga da antecedente. In questo caso il quod va tradotto con la locuzione ciò che. Quod può assumere la funzione di aggettivo interrogativo, come in questa frase tratta dall'orator di Cicerone. Queris igitur quod eloquentiae genus probem maxime. Mi chiedi dunque, queris igitur, quod genus eloquentiae, quale genere di eloquenza probem maxime io apprezzi in modo particolare, io prediliga. In questa frase quod svolge la funzione di aggettivo interrogativo, in quanto è concordato, in genere, numero e caso, con un sostantivo neutro singolare, genus, e in quanto introduce una frase interrogativa. Quando è usato come congiunzione, quod può introdurre una subordinata completiva dichiarativa, come in questo passo tratto da una lettera di Cicerone ad Attico, lettera in cui Cicerone confessa di aver sperato in un possibile incontro chiarificatore tra l'amico e il fratello Quinto, incontro che però non si è verificato. Sed accidit per incommode, alla lettera, ma è accaduto in maniera molto sfavorevole, cioè è stata una grossa sfortuna, quod eum nusquam vidisti, che tu non l'abbia visto da nessuna parte, nusquam. Qui la funzione dichiarativa di quod è facilmente riconoscibile dalla presenza, nella reggente, della locuzione accidit più avverbio di modo, accidit per incommode. Il quod spiega, rende chiaro cosa è accaduto. Nell'orazione De Domo Sua, pronunciata nel 57 a.C. dinanzi ai pontefici per chiedere che gli fosse restituita l'area della sua casa che era stata incendiata dopo il suo esilio, Cicerone scrive: Non nulli propter timorem, quod se in senatu tuto non esse arbitrabantur, discesserunt. Alcuni non nulli si allontanarono, discesserunt, per il timore, propter timorem, quod perché arbitrabantur pensavano se in senatu tuto non esse, di non essere al sicuro in senato. In questo caso, quod introduce una subordinata causale che può dipendere da qualsiasi categoria di verbi o di locuzioni. Quod assume questa funzione perché tra la reggente e la subordinata c'è un rapporto di causa ed effetto. La fuga dal senato è l'effetto, la conseguenza della sensazione di insicurezza generale.